Elegante palazzo trecentesco in stile tardo gotico con influssi fiorentini e senesi è da sempre sede dell'amministrazione comunale. Si affaccia sulla grande piazza del Duomo, proprio accanto alla cattedrale a cui peraltro è collegato da un ponte costruito nel 600 per permettere alle alte cariche cittadine di raggiungere direttamente la chiesa per assistere alle funzioni. Tra il primo ed il secondo piano sono presenti i tre stemmi dei Medici con sei palle, quello centrale, sormontato dalla tiara papale e da grandi chiavi, fu posto in onore di Papa Leone X, primo quarto del XVI secolo, mentre quelli agli angoli furono posti successivamente in memoria di Clemente VII. Nel porticato esterno, sotto una lapide, è presente l'antica misura toscana del doppio braccio, rapportata al metro. Nel cortile interno si trova la scultura equestre in bronzo dello scultore Marino Marini, denominata Il Miracolo. Un'altra scultura bronzea, raffigurante una figura umana, è posta sulla scalinata che porta al piano superiore. La sala maggiore è la sala dove anticamente si riunivano il Consiglio dei Priori e il Gonfaloniere di Giustizia.
Affresco attribuito a Dalmasio e Niccolò di Tommaso raffigurante la Madonna col bambino fra i santi Zeno e Jacopo del 1360. La bella residenza in legno con motivi decorativi di gusto rinascimentale fu eseguita tra il 1534 e il 1536. In alto, nella nicchia, la statua marmorea di Sant'Agata risalente al 1525. Sopra il portale d'ingresso si trova la rinascimentale insegna civica, probabilmente eseguita da Benedetto da Rovezzano nel 1494. Riveste notevole interesse la lapide della pace del 1478, riferita alla bottega di Andrea del Verrocchio, con la quale Pistoia rese omaggio al governo di Lorenzo de' Medici che mise fine agli scontri tra le potenti casate nobiliari che laceravano la città. La sala Ghibellina è destinata alle riunioni del Consiglio Comunale. Una cancellata settecentesca di manifattura fiorentina separa la sala Ghibellina dalla contigua cappella di Sant'Agata. Eretta verso il 1342 è dedicata a una delle due sante patrone di Pistoia. L'altra è Santa Eulalia. Un tempo era adibita alle funzioni sacre per i membri del governo comunale. La tela sull'altare è di Lazzaro Baldi, mentre il soffitto con l'assunta fu affrescato da Giuseppe Nasini. Non vi passa inosservato il grande affresco monocromo raffigurante l'eroe pistoiese Grandonio de' Ghisilieri.